Se in un secondo esce fuori un joule attraverso questo, immaginate, tanto per fissare le idee, che questo fosse un centesimo dell'area della sfera, cosa che non è vero, è molto più piccolo, mi pare, perché un angstrom, ricordatelo, è 10 alla meno 10 metri. L'ho dato nello scritto? No, però lo metterò qua, ok? Lo metterò nell'esercizio. L'ho già detto diverse volte cos'è un angstrom. Quindi immaginate, tanto per fissare le idee, che voi avete qua qualcosa che è di un centesimo dell'area complessiva di questa, della superficie complessiva della sfera. Quindi se un joule al secondo sta uscendo dalla sfera, quanto tempo dovete aspettare affinché questo accumuli, per esempio, un joule? Quant'è secondo voi? Secondi, no? Giusto? Sì? Ma l'area del atomo di potassio non è un centesimo, è molto, 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 molto più piccolo. Quindi leggete il resto del. Voi dovete ragionare come Maxwell e direbbe: ok, io so quanta energia sta incidendo qui al secondo, è quella frazione della sfera di della superficie di una sfera. Ok. Io so quanto sta incidendo al secondo, devo accumulare 2,3 elettronvolt. Il tempo che mi serve per accumulare questo valore è il tempo che devo aspettare affinché riesco a staccare l'elettrone. Questo è un conto classico. Poi uno va a fare l'esperimento e si legge, forse in piccolo, provo a ingrandirlo, così riuscite a leggerlo. Lo leggiamo assieme piuttosto di modificare il file. C'è scritto: nota bene. Questo esercizio dà un risultato che è in clamoroso disaccordo con l'esperienza. Clamoroso! Sperimentalmente la ionizzazione del potassio avviene solo se l'onda elettromagnetica incidente ha una lunghezza d'onda inferiore a 539 nanometri, ed avviene con tempi inferiori al nanosecondo. Questa discrepanza mostra la completa e spettacolare inadeguatezza della teoria classica di Maxwell a descrivere correttamente i fenomeni atomici. Quindi, quando otterrete il numero di secondi che dovete aspettare, vedrete che saranno minuti. Ok? Minuti, non nanosecondi. Sono tantissimi ordini di grandezza, cioè, questo è un clamoroso errore. Suggerimenti per calcolarlo. L'area dell'atomo è solo una piccola frazione dell'area del fronte dell'onda sferica. È piccolino lui. L'atomo è piccolo rispetto al fronte d'onda, quindi si può pensare all'onda come un'onda piana. Come piana? Di nuovo un errore di italiano, l'ho fatto oggi questo. Come piana. Ok? E talmente, lo mettiamo in visualizzazione un po' più grande. Il fronte d'onda sferico è talmente grande rispetto alla dimensione dell'atomo che l'atomo di fatto vede un'onda piana, non vede che in realtà è sferica. Quindi usate la formula dell'onda piana, che è questa qua. Ok? Questo è il flusso di energia, questo è quanta energia sta attraversando un metro quadro al secondo. Questi sono watt al metro quadro. Quindi questo numero moltiplicato per l'area dell'atomo vi dà quanta energia sta beccando l'atomo al secondo. Chiedetevi quanto tempo dovete aspettare per accumulare quella la risposta e verrà fuori minuti, centinaia di secondi. Ok? Va bene? Allora, questo è Einstein, questo è Maxwell, questo è Planck, Einstein e Planck. Questa è la formula di Einstein, diciamo dell'elettromagnetismo in realtà, Questa è la formula di Maxwell, però che Einstein ha detto va bene anche in relatività, E uguale pc, E uguale pc. Planck dice che E è anche uguale alla costante Planck per la frequenza. D'accordo? E i numeri sono qui. Quindi in realtà i vari fotoni che Einstein ha capito che sono il modo per spiegare l'effetto fotoelettrico. L'effetto fotoelettrico non si può spiegare con onde, si spiega con l'arrivo di singole particelle, particelle di luce chiamate fotoni. E quindi il singolo fotone ha un'energia che è proporzionale alla frequenza. Quindi dovete immaginare i fotoni come dei proiettili,
è una cattivissima analogia, ma può bastare in un suo metodo, in cui vanno tutti alla velocità C, alla velocità della luce, ma l'energia che trasporta questi proiettili è proporzionale alla frequenza. Quindi non tutti i proiettili sono uguali. Un proiettile rosso, un fotone rosso e un fotone violetto hanno energie diverse, perché il violetto ha una frequenza maggiore. Quindi quando arriva il fotone rosso non ha abbastanza energia per ionizzare l'atomo. Invece il fotone violetto porta con sé abbastanza energia per ionizzare l'atomo. E la ionizzazione è la conseguenza di un urto tra un fotone e l'elettrone. Di un urto, e quell'urto avviene praticamente istantaneamente. Non è l'accumulo di onde, energia che arriva da un fronte d'onda, che più o meno dolcemente l'energia che viene dal mare e porta energia alla spiaggia. No, sono singoli pugni, e il pugno è più o meno energetico a seconda della frequenza del fotone. Il pugno rosso è troppo debole, non riesce a staccare l'elettrone. Il pugno violetto è sufficiente a staccare l'elettrone, e l'elettrone si stacca quando arriva a un pugno, non un'onda e bisogna accumulare. E questo è appunto, direi di fare una pausa qua, e queste cose guardatele. Questa formuletta qua, questo voglio raccontarlo brevemente perché non ho nessuna intenzione di farlo adesso nella seconda ora, l'ho fatto all'altro gruppo. C'è un altro problema con la fisica classica. La fisica classica dice: se avete un elettrone e lo accelerate, emette energia sotto forma di increspatura di onde elettromagnetiche. Allora, Rutherford aveva proposto il modello planetario degli atomi, e nel modello planetario avete un elettrone che orbita attorno a un protone nucleare, a un protone che fa da nucleo. Ma quale moto accelerato più bello c'è? C'è una continua accelerazione, perché è un moto circolare, c'è un'accelerazione centripeta. Quindi questo elettrone, nel suo accelerare, deve emettere onde elettromagnetiche. E vi ricordo il Java che avevamo fatto, dove c'era il moto circolare, vi ricordate le increspature delle onde, come si propagavano per l'effetto di un moto circolare, riguardatelo. Quindi Maxwell dice: ragazzi, questo elettrone, nel muoversi in questo modo proposto da Rutherford, l'atomo dovrebbe essere instabile, perché perdendo energie l'elettrone dovrebbe spiralleggiare fino a cadere sul nucleo, come si vede in questa specie di disegno molto schifoso che ho fatto. E quanto tempo impiega per collassare? Allora uno fa un po' il conto. Questa è la forza centripeta, questa è la famosa formula del moto circolare, questo è un conto che potremmo fare all'orale perché richiama un sacco di fisica. Questo è quindi l'energia cinetica. Questa è l'energia scritta in questo modo, facendo uso di questa formula. L'energia potenziale è questo. Cos'è l'energia meccanica? È la somma dell'energia cinetica più l'energia potenziale. Potenziale più cinetica. Vedete fuori questa formula qua. Vedete che l'energia meccanica è negativa. Cosa vuol dire? Che l'elettrone è legato all'atomo. Quello è l'energia. L'energia dello stato legato è negativa. Adesso cosa succede? Qua non sto altro che scrivendo l'accelerazione in termini dell'energia meccanica e altre grandezze, appunto quelle tipiche dell'elettromagnetismo. Quindi uso la formula, l'energia persa per irraggiamento, e metto qua l'accelerazione che ho appena scritto. Eccola qua. Quindi uso questa espressione in termini dell'energia meccanica e queste grandezze tipiche dell'elettromagnetismo e la scrivo così. Quindi l'energia di irraggiamento, la perdita di energia per unità di tempo, è questa formula qua. Vedete come l'energia meccanica alla quarta c'è un segno meno, perde energia. Quindi porto l'energia meccanica alla quarta dall'altra parte e il tempo da qua. Se volete sto facendo una specie di separazione delle variabili. Integro di qua, integro di qua. Ok, questa è l'energia iniziale dell'atomo, l'elettrone sta girando inizialmente e poi ne perde. Perché ne perde? Perché irraggia, fa increspature. Quindi calcolo l'integrale a sinistra, calcolo che è questa roba qua, no? Vedete che è meno 1 su 3, W alla meno 3, questo è analisi, e lo pongo questo uguale a questo. Quindi questa roba che è uguale a questo, lo metto con i limiti perché vada
da, vedete, lo stato fondamentale, lo stato finale è che ho staccato l'elettrone, quindi sono all'infinito. Invece lo stato iniziale, lui è legato. E questo è uguale all'integrale del tempo. Quindi T è il tempo che l'elettrone impiega per perdere tutta la sua energia per circolare sul nucleo. Fate il conto. Mettete dentro dei valori, T, e circa uguale a stop un po' di roba, viene fuori 10 picosecondi. Guardate il conto con un po' di attenzione, non è difficile, non lo chiederò, però chissà, magari a chi sta lottando o sperando per la lode potrei dirgli, perché in fondo c'è tanta fisica qua, è fisica semplice, c'è la formula, c'è questa formula qua che tutti devono sapere, c'è il moto circolare che tutti devono sapere, perché non posso chiedere questo esercizio? Mi sembra una domanda molto legittima. Guardate sto PowerPoint per cortesia, ci ho speso non poco ed è una buona parte del programma. Ok? Facciamo una breve pausa di 10 minuti.